Miami, Florida, sole, spiagge, divertimento, un po' America, un po' Caraibi. Miami, ma anche Miami, perché qui ormai lo spagnolo è diventata la lingua più parlata. Città di emigrati, cubani, haitiani, è soprannominata la capitale dell'America Latina. E non sono pochi anche gli italiani che hanno comprato casa qua, durante il boom immobiliare degli anni scorsi, ora decisamente calato. Questa è Ocean Drive, il lungomare dei bar dove non si dorme mai, una città ricca ma anche molto vivace dal punto di vista culturale. Quando parliamo di arte contemporanea, uno degli appuntamenti più importanti nel mondo è Art Basel Miami. Qua dentro arrivano collezionisti milionari da tutto il mondo disposti a spendere centinaia e centinaia di migliaia di dollari per aggiudicarsi la tela più esclusiva. E del resto potete anche rendervene conto dando un'occhiata alle auto parcheggiate qua fuori, Ferrari, Porsche, Jaguar. Alla sua 13ª edizione Art Basel Miami è la versione americana della Fiera d'arte contemporanea di Basilea. Si tiene ogni anno a dicembre, ma dimenticate gli inverni svizzeri. In questo periodo qui ci sono 25-30 gradi e questo influisce non poco sul suo successo. Un pubblico di addetti ai lavori, di VIP, che non vogliono perdersi l'evento mondano e soprattutto di ricchi, ricchissimi. La crisi sfortunatamente si sente più in Europa che negli Stati Uniti. L'economia americana si è rafforzata molto e durante la crisi finanziaria i prezzi delle opere d'arte hanno tenuto benissimo, meglio delle case e del mercato azionario. Abbiamo avuto molta richiesta. Avete in vendita quattro quadri di Chagall? C'è tutto l'universo di Chagall, il villaggio russo di Vitebsk in cui nacque l'artista con la sua tavolozza, la sposa, gli animali che volano, il circo che lui amava, i fiori, gli amanti, il sud della Francia, c'è tutto. E che prezzo hanno? Vanno da 1,5 milione a 2,5 milioni. È impossibile guardare questa parete e non sentirsi felici. Ne avete venduto qualcuno? Beh, c'è un grande interesse attorno a questi quadri, ce ne hanno già prenotato uno. Sono certo che ne venderemo almeno uno. Chi ha prenotato uno Chagall? Un americano? Oh, beh, sì, un americano. Qual è il pezzo più costoso della vostra galleria? Questa è una domanda che ci fanno sempre. Quel Picasso là, ne abbiamo molti di Picasso nel nostro stand, per un valore totale di 25-30 milioni. Arte contemporanea che secondo alcuni è sempre più arte della finanza, artisti sempre più imprenditori di se stessi. È un'installazione di Damien Hirst, l'artista in mostra nella nostra galleria di Londra. La farmacia è la nuova religione. Il fatto che la gente creda più nella medicina che nella religione per avere delle risposte sulla vita. Le opere di Hirst partono dai 6.000 dollari fino ai 25-30.000. Crediamo sia giusto esporre i prezzi per dare alla gente un maggior numero di informazioni, così magari qualcuno può scoprire che si può permettere una sua opera. La crisi? No, non mi sembra. La fiera quest'anno è piena di gente, il pubblico sta aumentando, è internazionale. Sono molto soddisfatto. Non c'è solo il top di Art Basel, in questa settimana tutta Miami si riempie di eventi, in esposizione opere anche molto più abbordabili. Ci spostiamo dal centro congressi e attraversando il quartiere Deco arriviamo sulla spiaggia. Proprio davanti all'oceano c'è Pulse Miami Beach, che è la fiera dell'arte contemporanea degli artisti emergenti delle piccole gallerie. I collezionisti che vengono qui sperano di concludere qualche buon affare, magari di trovare il Damien Hirst di domani. Quest'anno c'è una grandissima novità di molti cinesi che vengono da Shanghai e ci stanno chiedendo delle opere. Quindi c'è un nuovo collezionismo che negli anni passati non c'era. Pulse è soprattutto una fiera più contemporanea rispetto a Miami Art Basel. Miami Art Basel si portano i mostri sacri dell'arte, quindi è legata soprattutto al mondo di Basilea, quindi i grandi maestri. Mentre qui si può anche sperimentare e presentare, come nel mio caso, io presento molti artisti giovani italiani da proporre su un mercato internazionale, cose da 1.000 euro
massimo di 15-20 mila euro. Comprano anche giovani? Comprano anche giovani. Continuando nel nostro giro per le fiere d'arte di Miami, arriviamo a uno dei saloni più interessanti e originali. Questa è Ocean Drive e qui tra le palme, il sole, la sabbia, il mare c'è Scope, fiera di arte contemporanea, però a farla da padrone qui sono il pop e la street art. Non è raro trovare i grandi rapper americani venire qui a fare la spesa per trovare i quadri da appendere nelle loro splendide ville di Miami. Quest'opera si intitola The Quantum Dancer. È una figura mistica, eterea. Rappresenta il potere della creazione e della distruzione. È una divinità femminile. Opere d'arte che vanno dai 5.000 ai 250.000 euro, create per stupire o far riflettere. Qui espongono le gallerie più interessanti del panorama indipendente. Questa si chiama arte aborigena. Queste persone vivono nel deserto australiano, è un'arte molto antica, 50.000 anni. Questi pittori non sono mai andati a scuola, dipingono con il cuore, ascoltando la terra e il vento. Questo quadro, alle mie spalle, è stato dipinto da uno degli artisti aborigeni più famosi, eccolo, ha 81 anni. Il suo modo di dipingere è quello tradizionale. È una star oggi. Ha vinto molti premi e guadagna molti soldi con le sue opere, milioni di dollari. Ma vuole continuare a vivere nel deserto, come tutti gli altri artisti aborigeni. He's very rich, yes, million dollar. Queste due borse sono un'icona, un simbolo delle donne di tutto il mondo. Questa è una classica borsa di Chanel in marmo bianco di Carrara. Quest'altra invece è una Birkin di Hermès in calcite arancione. Sono simboli della nostra cultura e società di oggi e tutte le donne nel mondo ne vorrebbero una. Costa 55.000 dollari. Qui c'è un grosso interesse per l'arte in generale, è un motivo di vanto partecipare alle fiere anche come visitatore, un motivo di vanto collezionare arte, una cosa molto sentita. Fa parte del vivere della vita civile americana, forse più ancora che in Europa. Ma lo spettacolo qui è anche la gente. Noi viviamo qui e abbiamo aperto uno studio qua, quindi da quest'anno abbiamo deciso di venire a vivere qua definitivamente. Uno studio di cosa? Uno studio di tatuaggi. Sì, tatuaggi. Vuoi vedere i nostri tatuaggi? Allora questo è l'arancia, che è il frutto della Florida, no, che è un frutto italiano, della Sicilia. E questo è O1, che è visto d'artista. E poi c'è il coccodrillo, che è tipico di... Esatto, l'alligatore è l'animale tipico della Florida, questi sono i fiori d'arancio, e lei è una cacciatrice di alligatori. È capitato anche di avere dei visitatori e dei compratori perché sono presentati in ciabatte e canottiere, e poi magari possiedono lo yacht appunto qui nel porto di Miami, quindi non c'è assolutamente nessuna regola.